Buon pomeriggio a Daniele Diaco, consigliere del Movimento 5 Stelle in Campidoglio e presidente della Commissione Ambiente. Salve, salve, buongiorno e grazie ancora dell'invito, sempre un piacere. Allora, presidente, intanto partiamo dall'iniziativa che avete preso in commissione, poi io gli riporto anche una mattinata in cui abbiamo parlato molto di topi nella città di Roma e quindi anche dell'emergenza. Ma prima una iniziativa che la commissione ha preso, cioè questo protocollo d'intesa tra il Campidoglio e le forze dell'ordine per andare a controllare le discariche, impedire i roghi che sono una delle grandi emergenze ambientali di questa città. Certo, no, assolutamente. Noi abbiamo convocato con emergenza una commissione ad hoc sul tema rifiuti tossici e anche terra dei fuochi. Noi l'abbiamo convocata proprio con questo nome per sollevare l'importanza di questo tema, di questa criticità che va avanti a lungo nella nostra città. Chiaro, un tema forte, un nome forte, però insomma dobbiamo attuare tutte le azioni possibili e chiaramente immaginabili per portare sia l'attenzione a questo tema, ma mettere a regime tutte le azioni che vadano alla risoluzione di questa enorme situazione che ormai comunque sta creando un'emergenza, possiamo dire, anche nazionale. Insomma, ecco. È chiaro che noi durante la commissione abbiamo voluto innanzitutto trattare il tema con i comitati e con gli uffici del Dipartimento Ambiente per avere delle informazioni attuali e anche un indirizzo specifico e chiaro per appunto arrivare a una risoluzione definitiva. Intanto abbiamo pensato, ragionato chiaramente che è il caso di istituire una task force, un tavolo di lavoro ad hoc con il gabinetto del sindaco, con gli organi competenti sia sul piano della sicurezza che sul piano dell'amministrazione, perciò coinvolgeremo tutti gli organi di sicurezza come appunto la polizia locale, come la SPE, come le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia di Stato e anche le forze dell'ordine. Noi crediamo, siamo convinti che innanzitutto un presidio fisso armato è doveroso, perché il tema dei roghi tossici è un tema che, diciamo, deve essere affrontato con durezza, non è un tema molto semplice, blando. E provoca un inquinamento atmosferico importante dovuto alle emissioni di diossina causato da questi roghi tossici, che di fatto sono dei piccoli, dei micro inceneritori nel tessuto romano. Inoltre dobbiamo bloccare il traffico illecito di rifiuti, perché come sappiamo in prossimità chiaramente anche dei campi Roma diciamo solitamente avvengono questi roghi tossici che di fatto poi vanno a causare un inquinamento, un impatto ambientale notevole, perciò vengono inceneriti insomma dei copertoni, dei materassi anche per il recupero del ferro. Noi abbiamo diciamo sollevato il problema sulle aree in questo momento più critiche, che sono la Barbuda, Lunghezzina, Salone, ma ce ne sono tante altre, perché è un fenomeno che purtroppo riguarda un po' tutto il tessuto romano. Cosa succede ora con questo protocollo? Oltre a sollevare il problema, sarà poi concreto un intervento per ridurre il rischio di questi roghi? Perché poi lì bisogna intervenire sui campi, noi dobbiamo, che noi abbiamo, si incrocia con il tema anche dei campi nomadi, come giustamente venivano anche ricordati alcune localizzazioni, no? Sì, assolutamente, diciamo che comunque un lavoro che deve essere fatto congiuntamente anche con le politiche sociali, perché noi adesso tratteremo una delibera sul superamento dei campi Rom, e allora è chiaro che è un tema che insomma che deve essere affrontato su più parti, sia sul piano sociale che sul piano della sicurezza, ma anche e soprattutto sul piano ambientale. Io chiaramente mi occupo di ambiente, perciò certo. Il mio tema è la salute dei cittadini su tematiche ambientali, ed è chiaro che quando si parla di roghi tossici dobbiamo innanzitutto pensare anche alla salute, anche alla legalità, perciò intanto una tracciabilità dei rifiuti che vengono trasportati nella nostra città, bisogna
bisogna che anche la polizia locale inizi a sanzionare duramente, bisogna aumentare le sanzioni in questi casi, perché quando non vi è una bolla d'accompagno o comunque manca poi alla fine di fatto il controllo effettivo sui rifiuti o comunque sul traffico dei suoi rifiuti, è chiaro che poi alla fine si innescano situazioni critiche di questo genere. Perciò intanto dei presidi di sicurezza armato è doveroso, perché ripeto, è un tema che deve essere affrontato con durezza, e anche un controllo sulla tracciabilità del rifiuto che viene trasportato. Perciò noi dobbiamo adesso innanzitutto porre fine al traffico liceo di rifiuti a Roma, che è stato un fenomeno che poi è collegato alla terra dei fuochi e ai rifiuti tossici, insomma. Ecco, perciò dobbiamo agire su più fronti. Senta Presidente, approfitto del collegamento con lei, noi oggi stiamo trattando con il nostro inviato anche poi tante telefonate, l'emergenza topi, poi si è aggiunta l'emergenza gabbiani, no? Che anche qui richiama tante questioni che riguardano la pulizia della città, riguardano ovviamente anche le modalità con cui si contrasta la diffusione, il proliferare di questi animali, perché poi ci sono anche delle sensibilità. Che cosa si può fare? Avete cominciato ad affrontare la questione? C'è questo imprenditore che sta sperimentando, è pronto, insomma, ha sperimentato anche in altre città delle modalità di derratizzazione diverse da quelle tradizionali usate in passato, no? E potrebbe rappresentare una soluzione. Come vi attrezzate a far fronte a questa emergenza? Allora, intanto dovrei smentire la notizia che è avvenuta ieri sulla stampa. Io ho letto di questo personaggio, diciamo, di questo sottouomo che dovrebbe poi, insomma, intervenire. La polpetta alla vaccinara, no? Che potrebbe... Sulle derratizzazioni a Roma, no, non è così. Noi diciamo che collaboriamo con AMA, insomma, AMA che chiaramente si occuperà di questo, la nostra municipalizzata, perciò è il comune direttamente che opera per le derattizzazioni. Noi come Comune di Roma, insomma, introdurremo adesso anche dei metodi non cruenti, non invasivi, perché sappiamo, insomma, che le esche poi di fatto come dire, non risolvono a monte il problema. Noi dobbiamo salvaguardare il nostro habitat e la nostra biodiversità a Roma. Stiamo chiaramente pensando di poter usare dei metodi come dissuasori acustici, per esempio, che vengono usati per gli storni, come lei diceva, anche per i gabbiani. Noi per esempio per gli storni abbiamo ipotizzato che il miglior strumento possibile per la risoluzione del problema, ma anche per diciamo adottare uno strumento che sia di impatto ambientale zero, anche non cruento verso gli animali, appunto è il dissuasore acustico. Noi sulle derattizzazioni opereremo in questo modo, in modo, diciamo, come dire, anche sostenibile per certi versi. E stiamo comunque, abbiamo affrontato il tema anche in commissione, perché insomma, diciamo, anche per quanto riguarda i fondi abbiamo fatto chiarezza all'interno dell'amministrazione, perciò avremo i fondi per intervenire su tutto il territorio romano con una strumentazione sicuramente moderna. Questo è importante. Faremo anche delle georeferenziazioni, vedremo effettivamente quali sono le zone più colpite, ma noi sappiamo che il problema comunque per i topi è un problema che poi alla fine proviene dai rifiuti, perciò quando risolveremo la problematica dei rifiuti su Roma in modo definitivo, anche l'emergenza topi non ci sarà più, c'è sempre una causa, ecco. Questo è importante dirlo, insomma, ecco, che l'infestazione di topi avviene quando c'è un inquinamento ambientale, quando c'è una mancanza di pulizia delle strade. Questa è la causa primaria. Noi vogliamo risolverla in questo modo, che mi sembra il modo più sostenibile e efficiente per la popolazione romana. Grazie al Presidente della Commissione Ambiente in Campidoglio, Daniele Diaco, e a risentirci presto. Buon lavoro. È sempre un piacere. Sulla terra dei fuochi vi aggiorneremo quando volete. È fondamentale. Perché grazie, è fondamentale tenere l'attenzione alta. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. E buon lavoro.